Via! Ed eccolo qua, è partita la terza edizione della Raffaello Gravel. Buon giro ragazzi! La Raffaello Gravel e la Raffaello Gravel Trail, una delle novità dell'edizione di quest'anno organizzata dall'Associazione Cicloducale di Urbino, due giornate all'insegna del sole, della bicicletta e dello sport a 360 gradi. Prima volta che partecipi alla Raffaello Gravel? Sì, la prima volta e devo dire dai, paesaggi stupendi, mi è piaciuto. Ho fatto il medio, il percorso medio, molto impegnativo, però davvero bello. È andata bene, ci sono stati dei tratti in cui ho faticato un po', però è stato bello. Il giro ha ripagato la fatica di sicuro, ha ripagato. Da Ferrara ad Urbino per scoprire queste strade, com'è andata un trail, tantissimi chilometri, tantissimo il dislivello, raccontacelo. È stata dura perché io ho girato con la tenda anche. Quindi ieri sera mi sono accampato su in cima all'ultima salita con un vento della Madonna. Ho dormito qualche ora e poi sono ripartito. Un'esperienza proprio on the road con le due ruote, la tenda, com'è stato questo percorso? Bello, bello, duro, un sacco di salite. Penso di non aver visto un tratto in pianura, venendo da Ferrara. L'Associazione delle Contrade è un ospite oramai tradizionale, qui in Fortezza si parla di biciclette ma si parla anche di aquiloni per promuovere questo gioco. Sì, siamo qua a dare il nostro contributo alla Raffaello Gravel, è molto importante tra le associazioni fare squadra e l'abbiamo dimostrato, e c'è un buon vento, quindi speriamo di far compagnia agli ospiti di questa manifestazione con qualche lancio di aquilone, con questo panorama stupendo che è la cornice giusta per celebrare la gara di oggi. Una partnership è quella della Cicloducale con Decathlon, che va avanti da quando la Raffaello Gravel è nata, terzo anno, animate Fortezza Albernoz con il vostro villaggio dedicato a tutti gli sport. Sì, per noi è importante essere dove è presente lo sport, quindi è importante essere qua. Comunque oggi è stata una giornata molto, molto bella, piena di ragazzini. Abbiamo fatto giocare tanti bambini, è il terzo anno che siamo qua e vogliamo essere presenti dove c'è da fare sport. Il distretto Bioterre Marchigiane per questo 2024 è partner della Cicloducale qui in Fortezza Albornoz, tante le eccellenze del nostro territorio. Sì, tante le eccellenze, la location è meravigliosa, e cioè per noi è un onore essere qui per migliorare, per promuovere e valorizzare il cibo sano con lo stile di vita sano che si coniuga molto bene con lo sport. Quindi la benzina per lo sport è in prima battuta il cibo e noi ci siamo. Voce oramai della Cicloducale, possiamo dire, come speaker che racconta quelle che sono le tantissime attività qua in Fortezza Albornoz, un bilancio di questa edizione 2024. Siamo felici, siamo contenti, giornate spettacolari, la macchina organizzatrice ha funzionato a meraviglia, io e il mio compagno DJ Claudio Palmas siamo andati alla grande e grazie a voi di Tele 2000 e a tutte le presenze che oggi erano qui nel weekend meraviglioso di Urbino. Una Raffaello Gravel baciata dal sole, tanti partecipanti, tanti i chilometri che sono stati percorsi in queste due giornate. Giornata ideale, sole splendente, aria fresca, la giornata ideale per andare in bicicletta, per andare alla scoperta dei nostri territori. Questa manifestazione sta prendendo piede perché vediamo che di anno in anno arrivano persone sempre da più lontano, da fuori regione. Dunque l'obiettivo nostro che ci eravamo posti era questo. Ieri sera l'abbinamento con il concerto dei Stranivari, la partita dell'Italia, ci ha fatto vedere che anche quella è una proposta indovinata, perché c'era, come si può dire, un botto di gente. Tra le altre cose anche una novità per il prossimo anno, per cercare di far conoscere sempre di più la manifestazione, chi si è iscritto quest'anno avrà un'agevolazione particolare. Sì, abbiamo pensato ovviamente di allargare il numero dei partecipanti, perché comunque a pensarci bene ogni anno ci sono sempre più proposte uguali alla nostra. Di fatto oggi c'era una manifestazione a Fano, una a Finoltrano, una a Rimini. Di conseguenza abbiamo col direttivo optato per lanciare questa proposta, che chi è venuto a farla Raffaello Gravel 2024 quest'anno, se porta un amico
avrà l'iscrizione gratis per raddoppiare le presenze sul nostro territorio di fatto. Un territorio che è stato molto apprezzato dai partecipanti, un impegno importante è quello di fare percorsi, creare percorsi sempre diversi tutti gli anni, ne valsa la pena perché in molti hanno detto di aver scoperto nuove strade e aver potuto ammirare nuovi scorci. Sì, la sorpresa è stata soprattutto per quanto riguarda la Raffaello Trail del sabato, che ha avuto la partecipazione di una ventina di ciclisti, che non era scontato. La scoperta dei Tremonti, farla anche di notte, è stata per loro un'emozione da vivere incredibile, mentre invece la domenica con questi nuovi tre percorsi che andavano verso il Furlo, la Testa del Duce, il Monte Paganuccio, attraversamento del Furlo e il rientro è stato anche questo gradito e un arrivederci al 2025.